Buongiorno Odi, buongiorno Odi, il gatto più frostico del mondo. Lei invece è l'amore, è il mio amore, la mia vita, la mia vita, la mia vita. Buongiorno, mi sono messa questa maschera di Elsa in faccia che avevo preso in Thailandia, sbiancante, non perché io voglia diventare bianca, però siccome ho dei segnetti di brufoletti, ho pensato che potesse fargli bene. Quindi me la so pure esagerando in alcuni punti, a quanto vedo. Sì. Sto continuando a curare il tatuaggio, che non so se si vede, ma si sta screpolando abbastanza. Infatti ci ho messo tanta crema, adesso lascio la maglietta un po' tirata su così si asciuga. Questo qui invece c'è, lo tengo sempre scoperto, speriamo, boh, che non si rovini. E eccolo. Ciao Oli, in realtà il nome prima era Oliviero, adesso è diventato Olaf, ma lui è molto frastico. Non vuole mai nessuno, eccola, solo Odi, infatti li vedete, guardate, e vi assicuro che non se lo sta mangiando, ve lo assicuro. Io mi sto prendendo il decaffeinato intanto che aspetto mio fratello che finisce al bagno. Così mi tolgo la maschera e vado al lavoro. Ragazzi, ho anche messo la lavatrice, tipo, cioè, avete presente il mocio, cioè quello da passare per terra? L'ho staccato e l'ho messo in lavatrice, solo che ce ne ho messi solo tre dentro. Non vorrei che adesso mi si rompesse tutto. Che dite? Magari me lo poteste far sapere adesso. Dopo vedremo se devo ricomprare una lavatrice nuova oppure no, speriamo di no. Però devo lavarli perché puzzavano, cioè non c'erano altre soluzioni. Giocano in continuazione. Va bene. Saluta. Saluta Luigi. Vi faccio salutare anche la Teresa, patatina. ancora. Questo è il Mannaggia. Ma vlog, prima era Instagram Story. perché sta Come cosa? Ma sai invadere la privacy degli altri? Mio fratello si arrabbia. Oddio. Allora, adesso situazione attuale, ragazzi e ragazze, devo pulire la camera, quindi diamoci da fare. Allora, è sabato sera e stiamo andando. Guarda che simpatia. Mamma mia, che brutta. È bellissima. C'è anche Odi. Odi Line. Stiamo andando a Rieti alla Notte Bianca, vero Odi? E viene anche la patatina questa sera. Sì. Ha visto un cane che sta di fuori. Odi! Sit! C'ho paura che esci. No! Line. A posto! Sì. Nani! Ragazzi, non ce la posso fare. Sapete che ore sono? 11:20. E mi sono svegliata soltanto per Codette. Ho cominciato a leccare in faccia. Se ne avrei dormito a oltranza. Erano anni che non dormivo così. Stai riprendendo buone abitudini. Oh mio Dio. Ieri sera poi, alla fine c'erano più ripreso, vabbè, però comunque erano iniziati i saldi ieri, che era sabato, io ero emozionatissima e non ho comprato niente perché tipo c'era un macello di gente e così non riesco proprio a comprare un cavolo. Mi sono scordato Odette, bene. Odi! Ci vediamo dopo.
Mi sono riaddormentata un'altra volta. Sono le 5 di pomeriggio. Che ore sono? Le 6. Le 6 di pomeriggio. Questo vuol dire che c'è un'altra ora prima di tornare al lavoro. Ragazzi, non vedo l'ora che arrivi ottobre. Poi vi svelerò, ovviamente, ve lo dirò. Perché non vedo l'ora che arrivi ottobre, ma credo che possiate immaginarlo. C'entra un aereo. E molto tempo fuori dall'Italia. Molto. Quindi più chiaro di così, non vedo l'ora. Infatti anche se ogni tanto qua mi prende un po' male, però comunque penso che tra un po'... Let's do it. E quindi... Oggi dopo una settimana mi sono rimessa la felpa, cioè mai qua a casa sempre tipo super bollente, e oggi mi sono rimessa la felpa, sono abbassate le temperature tantissimo. Allora, sistemo un attimino qua in sala, poi andiamo su e vi faccio vedere il tatuaggio bene, così vi spiego, insomma vi faccio leggere quello che c'ho scritto e perché l'ho fatto, perché so che a molti di voi interessa. Il tatuaggio è questo qui e c'è scritto scappiamo Elisa, qui sono tutti normali, è questo qui, e il font ho scelto insomma questo corsivo, non so come si chiama, tipo c'ha un nome stranissimo, sempre in relazione al mondo delle favole, e a me è piaciuto tantissimo. Perché ho deciso di fare questo tatuaggio? Se mi seguite da un po' di tempo sapete che a me piace tantissimo il cartone e tutti i film che hanno fatto di Alice o Alice in the Wonderland, e questa qui è una frase che ha detto il cappellaio matto ad Alice, mi sembra proprio nel primo film, e l'ho trovata perfetta per me. Ragazzi, non mi sono mai considerata una persona normale, una persona che vive, non mi sono mai considerata una persona con i piedi per terra, una persona che vive nella realtà. C'ho completamente e continuamente la testa fra le nuvole, sin da quando sono piccolina credo fortemente nei sogni, credo che ci possano essere altri 200.000 mondi bellissimi al di là della realtà o comunque della nostra testa, e anche adesso, e comunque sono una donna, continuo a crederci e me ne sbatto altamente di quello che dicono gli altri, che bisogna stare con i piedi per terra, che il mondo è soltanto quello che vogliono farci vedere, quello che vogliono farci credere. Secondo me non è così, secondo me la cosa più giusta che si possa fare è seguire sempre il proprio cuore e il proprio istinto, credere fermamente nei propri sogni, e se uno si impegna tutto può accadere, e se credo che ci sia anche un po' di magia fra di noi. E quindi ho pensato che questo tatuaggio fosse perfetto per me. Fino all'ultimo ero indecisa se farlo con il nome di Alice o con il mio nome, sapete che Alice è il mio nome preferito. E poi alla fine ho scelto di farlo con il mio nome, ho chiesto consigli anche ai miei familiari, ai miei amici, mi hanno detto Elisa, fai questo tatuaggio perché è perfetto per te. Invece di altre persone che me lo leggono, magari mi chiedono ma che c'è scritto? E rimangono tutti così. Cioè, tipo la faccia è, ma perché questa qua si è fatta, sta scritta? Cioè, lo vedono magari con una cosa strana. Scriversi una cosa del genere, probabilmente lo vedrei anch'io come una cosa strana, ma è così ragazzi, sto un po' fuori di testa e sono felicissima di esserlo, o di starci, sto benissimo nel mio mondo, qualche volta ci litigo anche nel mio mondo, ma sto benissimo, probabilmente voi adesso mi prenderete per pazza e ci sta, ma voglio solamente mostrarvi come sono io realmente, non fingerò di essere un'altra persona, quindi con i pregi e con i difetti, sono esattamente così come mi vedete. È un po' svidata, probabilmente sì. Adesso vado a cambiarmi, vado a mettere un paio di pantaloni più decenti perché ho queste di H&M che sono tipo 40 tagli in più dei miei e non posso andare al lavoro così. Manca mezz'ora e non ho voglia di fare niente oggi. È domenica e non ho voglia di fare niente. Poi vedo al bar tutte le persone che vanno in vacanza, vanno al mare. A pulire i tavoli. Oh. Vado. Allora, finito di lavorare, mi sono venuta a casa a cambiare perché stasera tipo ci sono i fuochi a Rieti e quindi volevo andare a vederli anche se sto a pezzi. Mi si è appiccicato il brioschi del naso, mi ho preso il brioschi, sono brioschi dipendenti, ragazze.
quella cosa friccichina tipo che fa digerire. Vabbè, non è una cosa che mi interessa, probabilmente non me ne frega niente. Vi volevo far vedere quello che ho deciso di indossare, che è estremamente easy, ma a me piace tantissimo. È uno dei miei outfit preferiti. Aspettate che ve lo Allora, faccio vedere. semplicemente superstar che ormai tipo sono andate, niente, e felpona della Champion. E mi piace un casino. Ho preso tipo la XL da uomo, così me la potevo mettere come vestito, come sto facendo in questo momento. Voilà, questo è il mio outfit. E basta. Forse mi metto il cappello sopra, perché c'ho i capelli indecenti. O mi faccio la coda. Sì. È pronto anche il brother, e anche il brother ha optato per un look casual. Era molto easy. Io alla fine ci ho messo i jeans perché sennò mi girava prodotto, tipo sono rimasta senza niente. E vediamo se ce la facciamo uscire tra tutte e due, tra foto. No, ma dai. Non usciamo domani mattina. Sì, andiamo a vedere i fuochi. Ovviamente venite con noi. Io però il cappello me lo volevo mettere, solo che quello di velluto ci sta tipo malissimo. La felpa la adoro, è la mia preferita. Torna, 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 torna. Allora, chiavi di casa. Non sono neanche truccata. Quanto è buio. Buongiorno, mi è arrivato un pacco da Romway e stavo provando insomma quello che mi hanno inviato e quindi volevo farvelo vedere. Allora, la prima cosa è questo è questo abitino qua, che in realtà sono due pezzi perché qua è legato con i bottoncini, cioè dovete legarlo voi, se no sono staccati, con tutti questi girasoli e questa gonnellina, che la prima impressione che ci ho avuto era tipo tovaglia, quella che si mette di fuori, però poi non è malissimo, eh. Certo, sta parte qua non è che veste proprio bene. Però secondo me è carino. Poi è corto corto come piace a me. Boh. L'altra cosa è quest'altro completo che è bellissimo. Però per me, adesso ve lo faccio vedere, per me è piccolissimo. Ed è fatto dai pantaloncini che hanno sta fantasia che è veramente carina, ragazzi. Ma è minuscolo. Cioè, secondo me va bene ad una ragazza che... Ed è la L. Una ragazza che veramente porta la 36 massimo, massimo la 38, perché io ho la 40 e non mi entra, cioè di tette, che le tette ragazze ce le ho piccolissime. Però insomma, questo è quanto ed è bellissimo. Infatti mi dispiace un casino, ma non posso farvelo vedere indossato perché non mi entra proprio. Però è veramente bello, è fatto meglio di questo vestitino qua. Qua è in assoluto il mio preferito che ho lavato, ragazzi, quindi è da stirare, vedete, tutto acciappato. Questo è veramente bellissimo. Perché c'ha tutte queste rouge qui e sulle manichine. Cioè, a me piacciono tantissimo questi completi in stile pigiama. Comunque vi lascio il link di queste cosine qua giù nell'info box, così se vi piacciono potete andarle a vedere. Questo è proprio carino. Questi non lo so, ma questo mi piace tanto. Guardate la bellezza del lettino che ho comprato ad Odi con tutte le principesse. E adesso stavo con Giulia cercando di entrarci dentro. Quindi, quale migliore conclusione del vlog se non da dentro un letto del cane? Troppo bello prima che lo sporchino. Ragazzi, io concludo qui questo vlog, spero che vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.